quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Signor Zerpa, si sieda, si metta comodo. Grazie. Prego. Vuole bere qualcosa? No, 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 non si disturbi. Dunque, lei voleva la testa di Joaquin Macedo. Gliela posso portare su un vassoio d'argento. Si spieghi meglio. In parole povere, è incastrato. Le dirò di più, lo abbiamo completamente in pugno. Penso che per lei sia una grande soddisfazione. Non so, Zerpa, non so. Vede, vuole che le confessi una cosa. Ha presente quei propositi di vendetta? Ormai stanno perdendo d'importanza. Avvocato, non capisco. È disposto a perdonarlo dopo tutto quello che le ha fatto? Sì, fu la causa di tutti i miei guai. Però è altrettanto vero che attraverso quelle sofferenze fui in grado di superare i miei errori. Ed è in senso positivo. Riuscire a fare tutto questo in carcere fu piuttosto duro, no? Sì. Dovetti studiare nelle peggiori condizioni. Non è stato un male, Zerpa, no. Perché attribuisco molto più valore a quello che si consegue difficilmente e con fatica. Va bene, sì, capisco, ma ne parlava con tale rispetto. Che io ho un figlio, Zerpa, e mio figlio è riuscito ad addolcire poco a poco tutta questa amarezza che sentivo nell'animo. E questa gente che volevo punire adesso mi fa solo pena. Joaquin Macedo, però, è una persona ripugnante, una persona che non può fare che danno. Io non posso sostituirmi a Dio. Vede, io non voglio giocare ad essere Dio. E allora la sua vendetta. Non mi renderebbe felice, Zerpa. Sinceramente, non credo che mi renderebbe felice. Lasciamo perdere, capito? È molto meglio. Mi dispiace, avvocato. Questo ormai non è possibile. Non sta nelle nostre mani. Perché? Perché la persona che abbiamo infiltrato tra loro è della polizia. Appartiene alla squadra della polizia federale. Stavano già investigando su di loro, sa, ma ora sono pronti a far scattare la trappola. Difatti, questa sera pensano di arrestarli tutti quanti. Li tengono sotto sorveglianza. Quella è gente pericolosa, capisce? Sicuramente si farà uso delle armi. E purtroppo ho saputo che la figlia di Joaquin Macedo si trova anche lei al nightclub. Come? Me l'hanno fatto sapere per telefono. Dov'è Otto Mendoza? Voglio vederlo. Beh, senta, dica a me, perché al momento... No, voglio vederlo personalmente. Allora dov'è? Di sopra? Non posso farla no, salire. Allora vado a chiamarlo. Ah no, beh, insomma, me lo chiami? Ah, non posso, mi dispiace. Che ci fai tu qui? Marcantala, vado a Rodolfo. Subito. Patti, vuoi spiegarmi che sei venuto a fare? Ma io... Io capo, ti ho detto mille volte... c'è la polizia, sono qui davanti. Presto, venga a vedere, è qui di fuori. Attenzione, ordino a chiunque sia nell'edificio di uscire all'aperto. Ripeto, chiunque sia là dentro... in alto, siete circondati, arrendetevi. Non mi faccio prendere come un piccione. Ci hanno scoperti. Cosa hanno scoperto, cosa? Qualcuno ha fatto la spia. Ma che dite, che sta accadendo, papà, dimmelo. Vattene di là al sicuro prima che succeda quello che temo dovrà succedere. Ma io voglio sapere come mai, papà, che cosa è confidato. Senti, ora che facciamo, Joaquin? Dobbiamo fuggire. Non hai capito, Alfonso, siamo circondati. Mm.
un'altra scelta. Uscite, arrendetevi. Andiamo a consegnarci. Non abbiamo scampo. No, io non mi arrendo, Alfonso. Non mi prenderanno mai. No, papà, no, ti prego. Perché mi va di essere preso in trappola come un topo? Non voglio finire dentro. Preferisco giocare. Papà, cosa sta succedendo? Perché c'è la polizia? Smettila di fare tante storie. Vattene, ti ho detto. Vattene. Cominciamo il ballo, capo? Giochi, non lasciarti convincere da quel pazzo. Ragiona, per favore. Lui, se lo prendono, finisce dentro. Noi invece potremmo salvarci con le nostre conoscenze. Non fare l'idiota, Alfonso. Otterremo anche un'accusa di corruzione. Se sono qui vuol dire che hanno le prove. Per carità, Joaquin, ragioni un attimo. Rispondiamo al fuoco e poi usciamo da questa trappola. Io mi vado a consegnare. Un momento! Tu non vai da nessuna parte. Sono io il capo, accidenti. O ci salviamo tutti o siamo fregati tutti. Ma io in carcere non ci vado. Non abbiamo scampo, Joaquin. Io non mi arrendo, capito? Preferisco che mi ammazzi. No! Mi faccia parlare col suo superiore. È una cosa che riguarda l'operazione. Tenente. Attenzione, non vi esponete. Può essere molto pericoloso. Signor tenente, mi spieghi qual è la situazione. Sono tutti là dentro. Gli abbiamo ordinato di consegnarsi, ma inutilmente. Andremo a stanarli. Per favore, non lo faccia. Là dentro c'è anche una ragazza. Una ragazza? E chi è? La figlia di Joaquin Macedo. Diamo un altro avvertimento. Come vuole. Sentite? Dico a voi, là dentro. Vi diamo 10 per uscire mani in alto. In caso contrario, entreremo con la forza. Avete capito? 10 minuti, Joaquin. Ci hanno dato 10 minuti. È il momento per arrenderci. Ti ho già detto che io non mi arrendo, Alfonso. E nemmeno io, capo. È meglio affrontarli. Joaquin, mi spieghi. Come spera di sfuggire? Me lo dica. Ci apriamo la strada fino alla mia macchina, che è la più vicina. E ammesso che ci riusciamo, a quel punto dove andiamo? All'elicottero che sta a Mariposa. Dobbiamo arrivare laggiù, costi quello che costi. Sì, ben detto. Li riempiremo di piombo, capo. Vi dica solo quando cominciamo. Va bene? Sì, va benissimo. Venga qui, signora. Sei contenta? Che bisogno hai di chiedermelo? Beh, mi fa piacere sentirti dire di sì, che sei felice. Felice, felice, sono felice. Però... c'è una cosetta che ho qui nella mia testa e non riesco a mandarla via. E cioè? È che... quando mi ha messo l'anello io non ero cosciente. Ah, ma amore, dai, non essere sciocca. Va bene, però la scorsa notte non ci ho dormito e la cosa mi ha dato molto fastidio. Me ne stavo lì a pensare, a quando l'hai tirato fuori dalla scatoletta. Mi hai preso la mano e me l'hai infilato piano piano. E quando mi sono svegliata l'avevo al dito. So bene che è realmente avvenuto. Se era un sogno non l'avrei mai avuto a risveglio. Però, uffa, non vale. È successo mentre ero addormentata. Beh, quindi... mi sembra di essermelo sognato, insomma. Mi capisci? Ma non preoccuparti, amore, siamo ancora in tempo a rimediare. Sì? Sì. Davvero? E come? Ah, adesso capisco. No, 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 aspetta, aspetta un attimo, stai calma, stai lì, eh. Buona. Va bene. Ecco, ora comincia. Io mi avvicino a te. Mm-hmm. Ti prendo la mano. Mm-hmm. Infilo delicatamente l'anello nel tuo dito. E la bacio. Oh, amore mio. Va bene così? Adesso sì che sono felice. Grazie, amore mio. Che matto sei. Ah, questo è il mio preferito. Ah, balliamo, su. E presto spieghiamoci innanzitutto un bacio. Mua, mua, mua.
c'è un vagabondo. Cambio tu risa in la merrosura. Ciao, Leonella, ti ho disturbato? No, no, affatto. Meno male, come stai? Come mai da queste parti, Margherita? Beh, ho pensato di farti una visitina. Brava, hai fatto che proprio bene. Che stavi facendo? Niente, stavo lì seduta su quella poltrona a pensare, a ricordare il passato. Avanti, racconta. Pensavo a quando non ho avuto comprensione per gli altri. A quando non ho avuto comprensione per Pedro Luis, che mi diceva che ormai si era pentito e chiedeva il mio perdono. D'altra parte, anch'io gli ho manifestato il mio pentimento perché perdonasse i miei errori. Ma non ho avuto comprensione. Vedi, sono queste le lezioni che ci dà la vita. A essere inflessibili ci si pente sempre in seguito. La vita mi ha insegnato che dobbiamo perdonare se vogliamo essere perdonati. Adesso non c'è più rimedio. Tutto quello che poteva darmi felicità, io l'ho perduto. Lo so, ti resta la carriera, è importante anche quella, no? Mi dedico alla carriera per colmare il vuoto che ho nella vita. Ma questo non serve, a riempirla non basta. È impossibile che una donna possa sentirsi realizzata solo con questo, con il successo nel proprio lavoro. Non capisco, eri una ragazza così sicura. Ci tenevi alla tua indipendenza. La mia indipendenza? No, Margherita. La mia solitudine. Perché sai, in fondo si riduce a questo. Stare sola senza un uomo che mi ami. Senza poter dire al bambino che ho generato, tu sei mio figlio. Ora basta, non essere melodrammatica, per favore. Perché non ti vesti ed esci con me? Andiamo a fare una passeggiata. Leonella. Non tentare di consolarmi. Comunque non ti lascerò sola, capito? Ho chiamato mia madre per andare da lei, ma non l'ho trovata. Sarà andata a casa di zia Selenia. Come sai, anche lei ha i suoi problemi. E mia cugina Patty è come impazzita. Sì, però è sempre stata un po' strana in verità. Zio Joaquin vorrebbe mandarla fuori città, magari all'estero. Ma a me non sembra una buona idea. No. Bisogna che ne parli con lui. Signorina Leonella! Signorina Leonella! Ascolti, c'è una notizia che ho sentito alla radio. Che notizia? Al notiziario hanno appena detto che al locale di suo zio c'è la polizia. Stanno sparando!
Hanno detto che la polizia sta circondando il locale. La polizia? Sì, sì. Oh, Dio santo, hanno detto perché? Ma già, perché? Cayetano, si tratterà di una risa o di una discussione? No. Sembra qualcosa di molto più grave. Ma chi è questa gente? Quelli che hanno circondato? Chi sono? Aspetta un attimo, ora ti spiego. È il papà. È il papà di quella pazzoide, quella che ti ha investito, figlia mia. Lui? Sì, hanno detto Joaquin Macedo. Ma che altro hanno detto? Beh, non hanno detto i particolari, era una notizia dell'ultima ora. Più tardi ne sapremo di più. Sì, va bene, ma non capisco perché... perché la polizia lo vuole arrestare? Ah, di questo non ne hanno parlato. Il padre di Patty. Il padre di Patty. La colpa è tutta di quei trafficanti senza scrupoli. Che ci hanno con le delle famiglie. E con il destino e addirittura con la vita dei giovani. Gente che non tiene conto di... dell'enorme danno che provocano, di tutto il male che fanno. E gente senza cuore, non hanno alcun sentimento. Pensano soltanto ad arricchirsi. Non pensano al dolore di tante madri che vedono i loro figli cadere in quell'abisso senza fondo. Dio mio. Ora calmati, Selenia, per favore. Dio ti aiuterà. Ho perso ogni speranza, Estelle, ho perso ogni speranza. Non ne ho più. A Patty. Patty, Dio mio, che ne sarà di lei, Estelle? Che cosa le accadrà? Possono accaderle tante cose. Hanno trovato morte tante ragazze come lei. Oh, Dio mio, mi pietà di noi. Il telefono. Pronto, pronto. Ah, ciao Leonella. Sei tu? No, non sono da sola. E tua madre è ancora qui da me? No. Come? No, non so niente. La polizia. Su, avanti, che è successo, Selenia? Dimmelo. La polizia ha circondato il nightclub di Joaquin. Cosa? È in corso una sparatoria. Mio Dio. Lo vogliono arrestare. Ma insomma, cosa sta succedendo, Estella? Perché vogliono arrestare Joaquin? Per l'amor di Dio, cosa sta succedendo, ti prego, adesso? Io sto diventando pazza, Estella. Per favore, aiutami. Cominciamo. Uno. Piegatevi bene. Due. Tre. E quattro. Ora dall'altra parte. Uno. Ah! Guardate, abbiamo visto. Buono, per favore. Mica male. Ciao. Scusa le ragazze. Ciao. Sono tremende. D'altronde io l'ho portato qui appunto per esibirlo. Ah, se volevi far colpo ci sei riuscita. Ci pensi, un uomo, anzi un fusto come lui in una palestra è un elemento perturbatore. Infatti, Raisa, ora capirai perché non sono mai venuto a trovarti da solo. Mi avrebbero assalito. Sono tremende, puoi credermi. Sono così contenta di vedervi. Sedetevi. Beh, allora che fate? È proprio un bel tipo. È andata lei. Sai, Alfredo, sono felice di rivederti. Da quando vi siete separati, tu eri completamente sparito. Beh, allora ti annuncio che siamo tornati insieme. Ah, sì? Ah, ma è magnifico! Questa sì che è una bella notizia, ce l'hai fatta. Grazie, sei molto gentile. Ciao a tutti. Ciao. Voi non vi conoscete, vero? Il mio ex marito. Il mio nuovo marito. Ah, vuoi dunque dirmi che vi siete sposati? No, per ora è solo un matrimonio di prova. Ah, Claudia, non vorrai mica scandalizzare Amanda. Oh, dai, è una cosa normale. Ma a proposito di scandali, ho sentito una cosa davvero incredibile. Ah, sì? Che cosa? Ho sentito per radio la notizia che Joaquin Macedo e i due Mendoza sono stati incriminati per traffico illegale. E altri reati ancora. Che ve ne pare?
Non può essere. Insomma, è gente dell'alta società, gente ricchissima e molto stimata. Stimata, dici? Che cosa vuoi che conti? Al giorno d'oggi quella parola non ha più senso. Un momento. Scusa, ma sei proprio sicura che lo zio di Leonela vi sia coinvolto? È lo zio di Leonela? Certo, ne sono sicura. Ho sentito benissimo che la polizia lo vuole arrestare. Alfonso. Chi ha detto che lo sbirro? Di lasciare la figlia. Patrizia! Patrizia, dove sei? Esci! No! Esci, forte! No, papà! No. Farla uscire sarebbe uno sbaglio. Se esce, ci salteranno addosso. È grazie a lei che siamo ancora vivi. E lei a trattenerli. Papà, perché hai fatto questo, Debora? Senti, Fatti, non è certo il momento di darti spiegazioni. Perché l'hai fatto? Sei mio padre, capito? Io credevo in te, pensavo che fossi onesto e ti rispettavo. Calmati! C'ero finita dentro, stavo rovinandomi per la droga e tu eri... Smettila adesso, Patti! Sei stato tu a rovinarmi! Accidenti anche a te! Joaquin, andiamo a consegnarci! Quelli ci ammazzano! Il lupo è di mezzo, vigliacco! Io devo sapere, Leonela, capisci che devo sapere quello che sta succedendo? Qualcuno saprà pure qualcosa, alla polizia oppure al giornale radio. Ecco, prova! Stanno suonando. Apri, mamma. Sì. E chi sarà ora? Salve, Estela. Alfredo. Ho saputo quello che sta succedendo, se posso essere utile in qualche modo. Salve, io sono Claudia. Salve. E Alfredo? Leonela? Alfredo, non sappiamo niente. Non riusciamo ad avere informazioni su cosa succede. Eppure ne... Ora. Vuol dire che sono ancora là dentro. Devono essere là dentro, io richiamo. Joaquin. Per favore, mi passi mio marito. Si sentono gli spari. Chi è al telefono? Mi risponda. Per favore. Per favore. Mamma. Ti prego, Patti, non riattaccare! Mamma!
Mi dispiace. Non mi resta che sperare che tutto finisca al più presto. Parti, amore mio. Mi scusi, ho sentito alla radio quello che sta succedendo e ho saputo che Patty sta lì. Mia zia sta parlando con lei. Così. Certo, tesoro. Non riesce neanche a parlare. È sull'orlo di una crisi di nervi. Signora, permette, per favore. Patty. Patty, sono io, Manau. Ciao, Manau. Patty. Digli che ti lascino uscire. Parla con tuo padre, digli che ti lasci uscire, diglielo. Ma no, non posso. È inutile. Parliamo di qualche altra cosa, vabbè. Senti, parliamo di quella volta a Trevi, mi ricordi? La volta che ci siamo. Avanti ragazzi, proviamo a uscire, andiamo alla mia macchina. Seguimi, Marcantara. Ecco, muovetevi. Avvicinatevi, capito? Non tentate di fermarmi, altrimenti lo ammazzo. Non scherzo, sono pronto a farlo. Indietro! Non avvicinatevi o lo ammazzo! No!
Sì, sì, la sento, mi dica. Sì, ma ci sono dei feriti? Sì, capisco, ma qui c'è la moglie del dottor Macedo. Ha diritto di sapere. Vede, c'era anche la figlia. Ho capito, sì. Va bene, grazie lo stesso. Ok, va bene. Che hanno detto? Ecco, hanno detto che è tutto finito, ma che non possono dare ulteriori informazioni. Ma non possono lasciare la famiglia così, senza notizie. Ma come si fa a sapere qualche cosa? Non ci resta che aspettare. Potremmo andare al locale. No, non è il caso. La polizia sarà ancora impegnata. Li avranno arrestati? Suppongo di sì. No, se così fosse glielo avrebbe detto per telefono. No, queste cose non le dico. Beh, sentite, io ci vado. Voglio sapere com'è andata. Troverò un sistema qualsiasi, ma voglio sapere che cosa è successo. Mi lasceranno passare se mi presento come avvocato di zio Joaquin. Allora andiamo. Andiamo. Porchi! Porchi, si ringrazia il cielo. Porchi, vieni. Porchi! Su, vieni da tua madre. Porchi! Mamma! Mamma, non speravo di... Mamma, io... Non piangi, sei qui. Sei qui. E tuo padre? Mi dispiace, signora. Il dottor Macedo è rimasto ucciso. Beh, finalmente si è saputo qualcosa. Mentre venivo qui in macchina ho sentito l'ultimo giornale radio. Hanno detto che ci sono stati un morto e un ferito. Ah, Dio mio, e chi è il morto? L'hanno detto? Mi spiace, non l'hanno detto, Delfina. Manau è andato lì, forse lui lo... Ah, speriamo che non si tratti di quella povera ragazza. Alludi a quella che mi ha investito? Sì, purtroppo, si è saputo che c'era anche lei là. Ah, oh, no, speriamo di no. Ehi, eccoci qua! È tornata Nieve Scompedrito. No, calma, calma, ciao. Piano. Guardate che belli, me li ha comprati la mamma. Saluta tutti per bene, Pedrito, soprattutto il nostro ospite. Come stai, campione? Come va? Bene, hai visto cosa mi ha comprato mamma? Siamo stati al parco dei divertimenti. Ce l'ho portato perché sta studiando moltissimo, ha bisogno di distrarsi un po'. Sai cosa mi daranno a scuola? Una bella medaglia d'oro, se sarò il migliore. Che bello, fanno proprio bene. I bambini studiosi vanno premiati e incoraggiati a continuare. Hai capito? È tornato, papà? No, non è ancora tornato. Vieni con me. Prima, però, devo dire una cosa a tua madre. Ah, sapessi, Nieves Marie, è successa una cosa incredibile poco fa. Sì, incredibile. Fatti raccontare. E tu vieni in camera tua con la nonna, che ti cambio. Andiamo, poi potrai giocare. È proprio diplomatica. Allora, che è successo? Una brutta storia in cui è coinvolto Joaquin Macedo. C'è stata un'operazione della polizia. Hanno circondato il locale del dottor Macedo e tentato di... le persone presenti. Hanno rifiutato di arrendersi e hanno ingaggiato un conflitto a fuoco. Che vuoi fare? Oddio mio. Sì, però io non capisco perché Manaue si sia preso tanto a cuore questa storia. Perché è andata a casa di quella gente? È già notte e ancora non si vede. Cosa posso dirti? Non dire niente. Resta così. Resta un momento. È veramente terribile quello che è successo. Già. Ero venuto per
solidarietà con la famiglia per essere loro d'aiuto. Beh, e ora suppongo che ti farei carico di questa situazione. Io? Certo. Sei il fidanzato e il futuro sposo di Leonela. No, guarda, io non... Bene, la signora Macedo e sua figlia sono abbastanza tranquille. Abbiamo dato loro un sedativo. Leonela e sua madre resteranno qui. Bene, io sto aspettando mio fratello Manaue adesso. Leonela, allora ci sentiamo domani, così mi dirai dei funerali. Grazie. Grazie di tutto. Non dirlo nemmeno. A domani. Ciao, Leonela. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, Pedro Luis. Non ci capisco nulla. Si sono riconciliati. E tu allora? Resto sola, Pedro Luis. È la seconda volta che va tutto a monte. Mi spiace. Spero solo che questa volta non sia per colpa mia. Non importa. Andiamo, Pedro? Sì, andiamo. Arrivederci, Leonela. Ciao, Manuel. Allora, come te la passi, briccone? Torna a dormire, devi riposare. E tu, come stai? Ti senti già meglio, vero? Eh? Sì? Bene. Domani verranno a prenderti e finalmente tornerai a casa tua. E voi due? Tutto bene là dentro? E con te, che facciamo? Eh? Non ti posso vedere continuare a soffrire così, amico mio. Che facciamo con te? Alfredo, ho ricevuto il tuo messaggio. Ah, meno male. Se ho ben capito, te ne vai. Sì, per alcuni giorni. Al massimo un mese. Sto di nuovo con Claudia. Che? Sì, amico mio. Che farci? Lo sai com'è fatta quando si mette in testa qualcosa, chi può convincerla del contrario? E stavolta ha deciso che mi ama, che ama solo me. Beh, che posso dire? Spero che stavolta sia la volta buona. Grazie, Miguel. E bada, abbi cura dei miei pazienti, eh? Beh, su questo puoi contarci. Di molti... Non te ne accorgerai nemmeno. Alcuni i loro padroni se li riporteranno a casa completamente guariti. Altri... Guarda quello. Poverino, l'unica cosa da fare è non farlo soffrire. Non vale la pena di prolungare le sue sofferenze, no? E tu hai l'incarico di dirlo al suo padrone, d'accordo? Alfredo, come al solito te la prendi troppo a cuore. Io penso che per esercitare questa professione bisogna indurirsi un poco, sai? Riconosco di essere troppo sensibile al dolore degli animali. Prendi questo, mucchietto di pelo che soffre tanto. A volte ti guarda con quei suoi occhi supplichevoli, mi chiede di calmargli il dolore. Solo di me, dimena la coda a volte come per dirmi: sì, io ti perdono del dolore che mi stai procurando, se con questo riuscirai a guarirmi da un male peggiore. Che vuoi? Un animaletto è una creatura così innocente, così indifesa. Per me è quasi come un figlio, capisci? Esattamente. Io penso che tu avresti proprio bisogno di avere dei figli. Non è una cattiva idea. La terrò in considerazione. Provaci, grazie. Dottor Alfredo? Sì, Bibi? Quando è che deve partire? Beh, subito. Ormai è tutto pronto. E lei è già pronta a sostituirmi. Va bene. Io volevo solamente dirle, volevo augurarle di cuore di essere l'uomo più felice del mondo. Grazie, Bibi. Grazie mille. Lei merita di essere un po'. Dà l'impressione di essere innamorata di te. Sai come sono le ragazze. E senti, riguarda Leonela, che è successo fra voi due?
Non sarebbe durata, Miguel. E io non ero preparato ad un altro disastro sentimentale. A proposito di Leonela, hai visto che scandalo ha sollevato la morte del dottor Macedo? Scandalo è dir poco, ci pensi, Joaquin Macedo. Un uomo così serio, così rispettabile. Chi l'avrebbe creduto? E oltretutto ha lasciato la sua famiglia immersa nella più profonda delle vergogne. Si è fatto uccidere, mamma. Me lo uccidessero. No. Non dire questo, Patty. Sì, mamma. Lo so. Lo ha detto. Ha detto che preferiva morire anziché venire preso. Dio mio. Dio mio. Non voleva andare in carcere. Disse che non sarebbe mai andato in carcere. Che non si sarebbe arreso. Ma com'è possibile che Joaquin abbia fatto tutto questo? Com'è possibile? Non lo so, io lo rispettavo tanto, mamma. Vedevo mio padre come un uomo retto, onesto. Mi sentivo orgogliosa di lui, mamma. Mi sentivo orgogliosa di mio padre. Quando facevo qualcosa di male, mi dicevo: tu non sei degna del tuo papà. Non devi comportarti così se vuoi rispettare tuo padre. E invece, hai visto cosa stava facendo, mamma? Hai visto con quale sistema si stava arricchendo? Con sistema più basso, più sporco. Zitta. Non parlare così, Patty. Tuo padre ormai è morto. Ha preferito questo, mamma. Ha preferito morire. Quando si è visto scoperto, ha preferito morire. Joaquin non avrebbe potuto sopportare l'umiliazione di essere processato. Disprezzato da tutti quanti. E meno che mai di finire in prigione. Non tentare di giustificarlo, mamma. Ha avuto paura del castigo. È fuggito. Ci abbandonate, mamma. È fuggito. Oh, ti prego. Non tormentarti più. Ormai è tutto finito. Soledad, sueño, y por las noches yo te invento. De tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que encuentro. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el quieres mencionar, y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso, yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te...
que quien te hace llorar.